Allora dovete dire alle mamme e ai papà, se avete un pezzettino di terra o avete un balcone, di piantare quelle piantine che fanno bene alle api, vero Giuseppe? Giuseppe è amico delle api e poi ci spiegherà più tardi quali sono queste piantine che bisogna piantare per aiutare le api. Chi di voi bimbi ha un pezzetto di balcone o di giardino? Sì? Tutti? Allora dovete comprare i semini per aiutare le api, per poi farle diventare più felici e più produttive. Davvero? Sì, anche le foglie. Sì? Allora tutti quanti promettete di dire a mamma e papà di piantare le piantine che aiutano le api. Perfetto. E qui abbiamo qualche esempio di queste piantine. Che esempi di piantine? Possono essere la lavanda, il girasole, la fragola, il timo, il rosmarino, la viola, la salvia, il papavero. Api e simili sono insetti golosi. Non dimenticare poi di prevedere un punto di rifornimento di acqua per rinfrescarle, non troppo profondo. Devono potersi posare per bene, senza affogare. Bravissima, eh sì. Ma tra l'altro le api sono chiotte del nettare di tante piante che usiamo anche tutti i giorni, come il rosmarino per esempio, che la mamma ogni tanto ne prende un pezzetto e fa l'arrosto, anche la salvia, il basilico, sono tutte piante, si chiama nettarifere si dice, ok? Hanno un sacco di nettare utile per aiutare le api. Allora, adesso qui abbiamo delle bustine con dei semini che potete piantare a casa per aiutare le nostre amiche api. Mi raccomando, datele alla mamma e al papà.